principalmente di ordinare un pochino le idee dopo la pesante sconfitta subita nei giorni scorsi contro il Catanzaro. È arrivata la vittoria contro la Casertana, squadra comunque di categoria inferiore, non è stato un ottimo spettacolo, infatti c'erano solamente 8.000 spettatori nonostante la Lazio avesse praticamente dimezzato i prezzi. La Juventus non ha aiutato la Lazio sul campo di Pisa e quindi la Lazio si deve accontentare di una vittoria che le serve comunque di buon rodaggio in vista del campionato di Serie B nel quale sarà senz'altro una protagonista. Partiamo subito con le immagini montate da Eliseo Camploni, iniziano con gli attacchi della Lazio, è stata quasi sempre la squadra bianca-azzurra padrona del campo. Monelli è stato un po' il protagonista in fase di conclusione, qui lo vediamo al quinto minuto sbagliare su un passaggio di Caso, ancora Caso al nono minuto che imposta l'azione d'attacco e sul passaggio di Marino è sempre e ancora Monelli che non riesce a segnare. Al 22esimo l'unica occasione, chiamiamola pericolosa tra virgolette, della Casertana, tranquilla sul tiro di Viganò, la parata del portiere biancazzurro Martina. Ancora Lazio al 33esimo, ecco l'azione del primo gol, c'è un po' di mischia in aria, un leggero batti e ribatti, Savino è molto bravo a districarsi tra diversi avversari e la rete dell'1-0. Ancora la Lazio potrebbe chiudere con un vantaggio maggiore la prima frazione di gioco. Al 44esimo Monelli sbaglia, ma è bella la parata di Bastara, che tra l'altro è anche figlio d'arte. E siamo con le immagini al secondo tempo, un colpo di testa di Casaroli alto, dotata di giocatori abbastanza esperti, la Casertana farà buona figura nel suo campionato di C1 ed ancora Monelli che costringe Battara ad un intervento abbastanza spettacolare. Andiamo a vedere il gol del 2-0, siamo abbastanza simili, c'è un po' di mischia, ennesimo batti e ribatti come un'occasione del primo gol ed è come nel primo gol, è ancora Savino a segnare la rete del 2-0.